Gian Nicolacioni, oggi 23 gennaio 2014 siamo a Napoli alla presentazione del libro di Laura Fiore che abbiamo seguito per Liberi TV con un'apposita intervista, Abortire dagli obiettori è il titolo, e siamo in compagnia di Enza Tempone che è un avvocato e ha fatto tra gli interventi che poi potrete vedere nelle registrazioni, diciamo, chiuso con una nota un po' di malinconia, nel senso che i tempi insomma pare che si stia andando indietro anziché avanti, e ha citato l'epoca in cui appunto si combatteva e lei si è battuta per l'antiproibizionismo sull'aborto, cioè in pratica l'epoca in cui c'era un endemico aborto clandestino e si voleva fare in modo che diventasse un diritto delle donne. Sì, all'epoca diciamo è un po' più complesso il quadro, nel senso che all'epoca la legge è stata un compromesso come tante altre nel nostro paese. Noi ci battevamo, facevamo parte del CISA, che era il Centro Italiano Sterilizzazione e Aborto, perché all'epoca, se ricordiamo, non soltanto l'aborto, anche le sterilizzazioni, addirittura la stessa pillola anticoncezionale era vietata, diciamo. Una serie di pronunce, grazie a Dio, della Corte Costituzionale ci ha consentito poi piano piano, diciamo, di arrivare anche alla legge. La legge è un compromesso, noi richiedevamo la depenalizzazione, che è concetto diverso perché non comporta il controllo sulla determinazione della donna. Tuttavia oggi i tempi sono cambiati, oggi siamo sempre a rischio che quelle libertà che ci siamo conquistate duramente vengano continuamente attaccate, quindi oggi la legge va difesa a tutti i costi. Se ne chiedessimo in questo momento, a mio avviso, per come sono i tempi, una modifica, non sarebbe in senso positivo, almeno da quello che il nostro paese è strano, nel senso che ci sono pronunce, soprattutto con l'influsso, diciamo, della Corte di Giustizia europea, ci sono pronunce che sembrano estremamente progressiste, per esempio in materia di diversità di genere, discriminazione di genere, eccetera. Poi ci sono invece nelle legislazioni, eccetera, dei tentativi comunque di reazione, per esempio ultimamente la PAS, la sindrome di alienazione parentale, che è stato un vero abominio, diciamo, e ci sono casi di cronaca famosi e via dicendo. Per cui io invito le persone a non rilassarsi, assolutamente. Cioè, in pratica lei ci sta dicendo che non si riesce a, diciamo, a annoverare storicamente un diritto come acquisito in questo paese, c'è sempre possibilità di un rigurgito. Io faccio parte, oltre che della Casa delle Donne, faccio parte dei Giuristi Democratici e noi abbiamo questa sorta di osservatorio costante. Noi l'abbiamo visto per esempio in materia del diritto del lavoro. Io mi occupo anche di diritto del lavoro, come molti dei miei colleghi che partecipano a questa associazione. Noi lo vediamo, la Fornero ha distrutto, diciamo, tutte le conquiste dello Statuto dei Lavoratori, sindacali e via dicendo, e questi attacchi sono continui. Io credo che veramente la guardia non possa essere mai mollata, assolutamente. Senta, in chiusura, ma lei pensa che si tratti in questi pericoli, sono animati, un po' se ne è parlato anche in questo dibattito, da alcuni, non dico ricurgiti, ma insomma istanze di tipo clericale, oppure è una ventata un po', perché si è parlato anche di questo a livello internazionale, europeo? Sicuramente sono vere entrambe le cose, nel senso che il controllo poi sulle donne, sul corpo delle donne, è questione prettamente religiosa. Io non dico solo cattolica, di tutte le religioni, tranne forse il buddismo, che non a caso è una filosofia e non una religione, però io ritengo che tutte le religioni tentano di controllare il corpo delle donne, perché quello che poi la Chiesa non vuole non è l'aborto, perché altrimenti si preoccuperebbe della contraccezione, per esempio, e non la vieterebbe, come dire. Quello che vogliono è costringere le donne alla paura, alla clandestinità di nuovo, e quindi a non avere il controllo del loro corpo. Poi è importante anche l'accenno che è stato fatto al ritorno, cioè si contano nuovamente, se n'era persa traccia, molti casi di aborti clandestini, di nuovo, ovviamente riguardano soprattutto le fasce degli immigrati clandestini. Purtroppo è vero, anche perché l'ostacolo burocratico, che già è difficile per una persona, diciamo, italiana, eccetera, diventa doppiamente difficile, diciamo, per le donne. Ovviamente per le donne immigrate, perché hanno minore consapevolezza, minore padronanza della lingua. Molto spesso, io vi faccio un esempio che non c'entra specificamente col tema, però
con l'introduzione del reato di clandestinità, che forse finalmente speriamo dovrebbe essere eliminato, con l'introduzione di questo reato sostanzialmente io mi sono trovata spesso, quando mi occupavo di cause di lavoro, di donne immigrate irregolari che non denunciavano molestie e violenze sul luogo di lavoro, perché altrimenti sarebbero stati passibili di espulsione, perché c'era un reato e quindi dovevano subire, diciamo, la violenza o la molestia. Quindi chiaramente siamo fiduciosi anche nell'operato appunto di donne come lei, che bene o male hanno un supporto anche culturale e storico della memoria, appunto, in cui questa piaga endemica dell'aborto clandestino veramente era uno strazio. Probabilmente si è parlato anche di dei giovani che non hanno forse la memoria storica di quando tutti questi diritti erano invece proibizioni, erano reati. È vero questo, però sicuramente io ritengo ci sia una nostra colpa se non siamo riusciti a passarglielo. Diciamo una cosa generazionale? Probabilmente sì, insomma, però noi siamo fiduciosi che le cose possano sempre migliorare, sempre senza abbassare la guardia. Grazie a Enza Tempone, e magari potremo anche riverla su Libri TV per parlare di questo e altro. Grazie ancora. Grazie.